Ciao a tutti cari amici, bentornati su Stagioni e bentornati nel nostro appuntamento notturno dedicato al cambiamento. Allora, come promesso e anticipato nel video precedente, stasera voglio parlarvi di un'autrice e di un libro che affronta gli aspetti pratici del cambiamento e stiamo parlando di un cambiamento che non è un cambiamento teorico, spirituale, un cambiamento interiore, ma un cambiamento vero e proprio, cioè cambiare città, cambiare luogo, cambiare lavoro o comunque adattare il lavoro al nostro nuovo stile di vita, cambiare stile di vita. E questo libro è un vero e proprio manuale. È stato forse il primo manuale perché credo che la prima edizione risalga a circa 10 anni fa. E allora 10 anni fa, quando io ho cominciato ad interessarmi a questi argomenti, si faticava molto per trovare informazioni. Io mi ricordo che avevo delle idee fumose in testa sullo stile di vita che volevo per me, ma non avevo, cioè avevo scarsissimi punti di riferimento. Era 10 anni fa, era molto diverso da oggi. E questa autrice, questo manuale in particolare, è stato il primo libro, la prima cosa concreta che ho avuto tra le mani e con cui mi sono potuta confrontare e capire che effettivamente le idee che io avevo, confuse, qualcuno le aveva invece molto più chiare e le aveva già pensate, tanto da scriverci un manuale. Io questa autrice l'ho anche conosciuta personalmente perché nel 2017 mi sono fatta un autoregalo di compleanno e sono andata a un suo seminario che lei teneva a Riva del Garda, quindi qui vicino a Verona. Io ho preso un autobus e ci sono andata. E mi ricordo che è stata una bellissima giornata in un agriturismo in riva al lago, un incontro che è durato tutto il giorno. E mi ricordo il pranzo sulla terrazza, in cui io ho pranzato insieme nel tavolino, insieme ad una ragazza che aveva come sogno quello di andare a vivere in camper con i suoi cani. Chissà se poi l'ha fatto. Comunque, pensate che il risultato di quel seminario fu che durante il pomeriggio, dopo vabbè, tutte le discussioni sul cambiamento e su uno stile di vita sostenibile, noi i partecipanti dovevano fare una lista su un quaderno e scrivere quello che erano oggi, cioè in quel giorno, in quel momento della loro vita, e quello che avrebbero voluto diventare tra un anno. Poi, cosa è successo? È successo che per me il 2017 è stato l'anno sorribilis, come si dice, no? Sono successe un sacco di cose negative, un sacco di cambiamenti però non voluti. E ho dovuto fare un trasloco in fretta, insomma, mi sono trovata in difficoltà e io in quell'anno 2017, anche buona parte del 2018, mi sono così presa com'ero da affrontare tutti i problemi concreti, giornalieri, mi sono dimenticata quasi di quel quaderno che è finito in mezzo ai miei libri, traslocati tra l'altro da una casa all'altra. E questo quaderno mi è capitato tra le mani qualche mese fa, a distanza di 4 anni più o meno, e che ci crediate o no, ma tutti i pronostici che io avevo fatto per me quel giorno di settembre in riva al lago si sono concretizzati. Io mi ero dimenticata di questo quaderno, mi ero dimenticata di quello che avevo scritto e invece sono rimasta molto stupita perché guardandoli oggi, tutto quello che comunque io volevo si è realizzato. Poi chiaramente
Non è mai come esattamente come noi lo sogniamo, ci sono sempre delle cose che non vanno, che dobbiamo migliorare perché siamo nella vita reale, non siamo in un film in cui tutto è perfetto. Però è così. Quindi questo significa che quello che noi vogliamo, anche se poi ce lo dimentichiamo per un certo periodo, riusciamo ad ottenerlo se lo vogliamo veramente. E una buona cosa, una buona idea è proprio quella di scriverlo. Se noi lo scriviamo, lo mettiamo in un quaderno e poi il quaderno lo mettiamo lì, questa è una specie di rito che noi facciamo per fissare sulla carta i nostri desideri. Bene, ma sto parlando di tutt'altra cosa, io invece devo parlare del libro, che è questo, non vi ho ancora detto chi è l'autrice. Questo è il manuale con un titolo chiarissimo, Scappo dalla città, e l'autrice è Grazia Cacciola. Grazia, non so se la conoscete, Grazia Cacciola, perché lei è stata ospite anche di alcune puntate di Gheo & Gheo come esperta in autoproduzione, in colorazione dei tessuti e dei filati, quindi magari l'avete vista. E forse seguite il suo blog che si chiama Erba Viola ed è bellissimo perché tra l'altro Grazia Cacciola è una scrittrice molto brillante, bravissima, che a me piace molto perché è autoironica e alcuni suoi articoli non sono per niente politicamente corretti e a me piace un sacco questa cosa. E allora, quindi Scappo dalla città è un manuale pratico di downshifting, autoproduzione e decrescita. Gli argomenti sono come scappare dalla città verso ritmi più sostenibili, cambiare lavoro o adattare il proprio a un luogo diverso, cominciare a vivere e risparmiare con l'autoproduzione. Quindi tutto quello che serve per cambiare stile di vita c'è in questo manuale. Allora, se vi interessa, questa è la seconda edizione. Mi sembra sia arrivato alla quarta, il che significa che non siamo solo noi di stagioni, i poveri quattro scappati di casa che si interessano a questi argomenti, ma se un libro come questo è arrivato alla quarta edizione, vuol dire che c'è molta gente come noi che vuole cambiare vita, e questo è un bene. Vi dico, non acquistate questa edizione, cioè l'edizione vecchia. Aspettate che esca la nuova, che dovrebbe uscire a breve. Non so se è già uscita, magari provate a fare una ricerca, che dovrebbe essere la quarta, perché Grazia Cacciola l'ha aggiornata, quindi ha aggiunto dei capitoli, perché ovviamente in 10 anni molte cose sono cambiate, quindi il libro è stato aggiornato. Perciò ecco, acquistate quella, acquistate l'ultima edizione, che tra l'altro costa anche meno rispetto a questa, che aveva tutte le pagine patinate, eccetera. Ecco, quindi gli argomenti trattati sono quali stili di vita sostenibili, le alternative di vita con ritmi più umani, cambiare lavoro o adattare il proprio a un luogo diverso, autoproduzione come scelta ecologica e di risparmio, i criteri di localizzazione, mi metto gli occhiali perché non ci vedo, dell'area, cioè dove posso andare in Italia o all'estero, in affitto oppure compro la casa, ci sono tutti questi aspetti, cambiare vita da soli, cambiare vita con la famiglia, figli e adattamento, i vantaggi e gli svantaggi dell'isolamento. Crescere i figli diversamente, quindi anche lei parla di scelte alternative tipo l'homeschooling, di cui si è parlato molto in questo periodo di virus. Loro ce l'hanno fatta, interviste a personaggi noti ed esperienze concrete. E questa è una parte che mi è piaciuta tantissimo, forse la parte che mi è piaciuta di più, perché qui raccoglie una serie di personaggi di cui racconta la storia di cambiamento. E ci sono cambiamenti un po' per tutti i gusti, cioè non c'è solo il
il manager che ha lasciato Milano per andare a vivere, non so, in un'isola deserta, per dire, no? Ci sono anche esempi di cambiamento molto più limitati, cioè nel senso che non ci sono solo scelte estreme, tipo, non so, c'è una ragazza di Venezia, mi sembra, che, sì, di Venezia, che, ha cambiato la propria vita semplicemente cambiando lavoro, quindi decidendo di lavorare part-time in un negozio di prodotti ecosostenibili, in modo da avere più tempo libero e fare dei corsi di riciclo creativo, di risparmio per i bambini, e ha cambiato la sua alimentazione. Quindi voglio dire, per i discorsi che facevamo, che non tutti possono cambiare luogo, alcuni di noi vorrebbero comunque rimanere nel posto dove sono, però fare comunque un cambiamento nella propria vita. Ecco, ci sono vari esempi, poi ci sono anche le scelte estreme. C'è un po' di tutto, quindi. La cosa bella di Grazia Cacciola è che lei ha potuto scrivere questo manuale perché ha fatto tutti i passaggi di cambiamento. Questo manuale non è basato su teorie o su esperienze altrui, ma chi ha fatto il cambiamento in prima persona è stata proprio lei, che è nata a Milano e ha trascorso una vita normale fino ad un certo punto, quindi ha studiato, si è laureata in lingue, ha iniziato a lavorare per varie aziende e ad un certo punto della sua vita è stata assunta anche da una grande azienda di Milano, che aveva la sede a Milano, e lei dice che comunque in quel periodo guadagnava bene, aveva una vita che ai più poteva apparire perfetta, desiderabile, invidiabile, e lavorava tantissimo, però lei non era felice. E lo racconta lei proprio nell'introduzione in cui scrive: "Ci ho messo anni di lavoro, fatica, sogni e speranze per arrivare a un tipo diverso di vita. Non è successo tutto dall'oggi al domani. Ho fatto fatica, come tanti. Ce la sto facendo, come altri che nascono per caso nel centro di una metropoli e un giorno decidono che gli piacerebbe di più fare un'altra vita. Ci sono stati giorni in cui partivo di casa alle 7 e rientravo alle 23, altri in cui prendevo un aereo alle 6 della mattina e un altro alle 22. C'erano domeniche con i brunch sui Navigli, happy hour scambiati per cene e guardaroba cambiati a ogni stagione. C'erano gli weekend e le ferie in cui relegare la vita vera, che si sono poi trasformati nei momenti in cui pensavo che forse era il caso di cambiare. Ci sono state un paio di esperienze che mi hanno fatto riflettere molto sui consumi e i bisogni, come una volta in cui, tornando da un viaggio in Mali dove avevamo mangiato per un mese utilizzando una sola padella, ho realizzato che nella mia cucina c'erano ben 15 pentole e almeno 5 elettrodomestici che non usavo da anni. Durante quello stesso viaggio, in cui il bagaglio doveva essere limitato allo stretto indispensabile, ho pensato di avere uno zaino leggero con l'essenziale. Questo finché non mi sono ritrovata in piedi su una sedia con lo zaino in spalla all'aeroporto di Bamako, allagato dallo straripamento del Niger. Dopo 2 ore, con le braccia indolenzite dal mio leggerissimo bagaglio, ho iniziato a pensare cosa realmente fosse necessario. La metà delle cose che avevo nello zaino. Tornata a casa, sono andata a un incontro di baratto portando scatoloni pieni di oggetti che non usavo da anni. Ho cominciato a fare un orto sul balcone dell'appartamento in cui vivevo e a produrre poco a poco gran parte delle cose che mi servivano, dal pane a qualche abito." Quindi Grazia Cacciola è una persona, e lei lo scrive nei suoi libri, anche nel suo blog, a cui in realtà nessuno ha regalato nulla, perché tante volte, quando uno fa un cambiamento di un certo tipo, viene accusato di essere un privilegiato. Ah, tu lo hai potuto fare perché magari i tuoi genitori ti hanno lasciato, che ne so, la cascina in campagna, oppure perché
avevi dei soldi messi da parte, eccetera. Invece lei descrive tutto il suo percorso, che è stato molto faticoso, nel senso che lei a un certo punto ha capito che non voleva più abitare a Milano, quindi si è trasferita in un appartamentino in periferia, dove ha cominciato a fare prima un orto sul balcone, poi si è trasferita ancora in una casa dove ha potuto avere un pezzo di terra e coltivare un po' di più. Poi ha cambiato di nuovo e si è trasferita in una casa nel bosco, e da lì adesso è andata via e si è trasferita nella campagna romagnola. E ha lasciato il lavoro in questa azienda di Milano e si è inventata un lavoro, si è messa in proprio e si è inventata un lavoro che può essere adattabile a qualsiasi posto dove lei si trasferisce, quindi lei lavora online. Però chiaramente, come lei scrive, non sono state scelte semplici, non è avvenuto tutto così dall'oggi al domani, non è che uno prende lo zaino, lascia tutto, molla lavoro, famiglia, tutto e va via. Ci vuole una preparazione, comunque il cambiamento è graduale e ricco di ostacoli. E ecco, poi per finire con questo libro vi voglio leggere anche due parti, due brevi brani. Uno è dal capitolo 1, Pensiamoci, e l'altro è una frase dal capitolo 2, Il lavoro. Allora, la più grande libertà dell'uomo è scegliere il proprio atteggiamento mentale. Potete essere rinchiusi in un monolocale nella peggiore delle periferie italiane, ma se il vostro atteggiamento mentale è quello di cambiare davvero, ce la potete fare. Potete già iniziare anche nel monolocale in periferia. Voglio un'altra vita, voglio andarmene dalla città, voglio andare in campagna, voglio essere autosufficienti. Queste frasi dovrebbero convertirsi da subito nell'apportare qualche cambiamento alla propria vita. Non è un'attesa sognante del biglietto della lotteria che vi farà comprare il casale in Toscana, non è il mettere via il denaro per un futuro ipotetico acquisto di una casa in campagna. L'atteggiamento mentale vincente in questi casi è solo quello di chi fa materialmente, da subito, qualcosa per cambiare, altrimenti non state facendo sul serio. Poi l'altra cosa che vi voglio leggere è questa, molto molto importante per me, l'ho anche sottolineata anni fa. Bisogna fare, andare e fare, non ci sono formule magiche, alla fine ci si mette nelle mani di se stessi. Chi può tenere di più a voi di voi stessi? Se dubitate su questo punto, il problema non è lasciare la città, ma l'opposizione che vi state facendo da soli. E l'opposizione che ci facciamo da soli in effetti è un problema e per me lo è stato per tanto tempo. E bisogna imparare a disinnescarla, a capire quando ci sta colpendo e disinnescarla. Poi l'altro libro di Grazia Cacciola è questo qui, è questo delizioso libretto con questi bei disegni. L'autoproduzione è la vera rivoluzione, che è uno slogan che ha inventato lei, che a me piace molto. Storie di decrescita, d'utopia ed altre leggerezze. Allora, l'edizione che ho io era un'edizione limitata, perché questo libro è stato prodotto con l'autofinanziamento da parte dei lettori del blog e di chi la seguiva da tanti anni, ed è la sua storia. È la sua storia, e quindi vedete che c'è la dedica. Questa copia è la copia numero 224 di 500, prima edizione limitata e numerata, con la firma dell'autrice. Ci sono dei disegni carinissimi. La stufa, vedete? È un libro delizioso e anche molto divertente, perché comunque lei è divertente, ha uno stile molto frizzante.
Fino a qualche tempo fa, cioè questo libro non si poteva comprare. Adesso, credo che sul blog ci sia la possibilità di acquistarlo se vi interessa. È veramente molto carino. Poi, tornando a parlare di, Scappo dalla città, una parte che io ho adorato veramente è quella delle testimonianze, delle persone che raccontano la propria storia. Nella parte finale ci sono le interviste a personaggi noti e anche sconosciuti che attraverso un percorso più o meno difficile hanno deciso di cambiare la propria vita. Eccolo qui, capitolo 6, chi l'ha fatto? E io le ho rilette tante volte queste storie, in particolare mi ero affezionata tantissimo alla storia di Manu, che era una signora che viveva in un bosco e faceva delle borse, faceva delle bellissime borse in cuoio dipinte a mano a forma di foglia e di elementi naturali. E lei viveva così, vendendo queste borse e facendo mercatini. E mi era piaciuta tantissimo la sua testimonianza e ho avuto molto dispiacere nell'apprendere qualche tempo fa che purtroppo Manu non c'è più, se n'è andata a causa di una malattia e quindi volevo leggervi una parte della sua intervista perché è bella. Allora, lei dice che comunque proviene dalla città simbolo delle metropoli italiane, quindi anche lei da Milano. E dagli anni 80, dice, ho cominciato l'apprendistato artigianale, cercando un mestiere che mi lasciasse una certa autonomia e mi appagasse creativamente. Dopo aver sperimentato altri percorsi più metropolitani che la città da bere poteva offrire, sono tornata all'artigianato negli anni 90 per non lasciarlo più. Tema portante della mia vita è stata la convivenza con gli animali, particolarmente gatti, ma dal 95 ho adottato un cane lupo che è stato poi il traino forte per la mia definitiva scelta di selvaticità. Nello stesso tempo ho aperto una piccola bottega dove producevo oggetti di cuoio con grande entusiasmo giorno dopo giorno, guardando fuori dalla vetrina il muro grigio della casa di fronte, aspettando fiducioso gli acquirenti ho invece dovuto, dopo poco, cominciare a cercare attivamente, partecipando così ai miei primi mercatini artigianali. E più frequentavo altri posti, più mi rendevo conto al ritorno di quanto mi stava soffocando la città, finché nel 1997 ho chiuso la bottega e ho trasferito tutto in Liguria, contando solo su di me e sul mio lavoro. I primi 3 anni sono stati duri ma bellissimi. La mia prima casa selvatica era una villetta che avevo preso in affitto con mia madre per le vacanze qualche anno prima, nell'Appennino Ligure, l'ultima di una serie di 4 case, d'inverno disabitate ai confini del bosco e circondate dagli alberi. Dai cassetti della memoria emergono immagini, a volte solo impressioni, squarci di luce su sfondi bianco e nero, angoli e prospettive cittadini, atmosfera liquefatta che sfuma i contorni, che rifrange luci, odori, rumori, frastuono. Era una vita fa, un'altra vita, ma io ero già selvatica, anima dissenziente. Gli ultimi tempi in città erano divisi tra casa, bottega e giardinetti con villi, sempre più giardinetti. Sempre più sentirmi estranea a questo scorrere affannoso del tempo, a questa non terra, non aria, non acqua, a questa non comunità. Sempre più parchi, isole nell'asfalto, terra sotto le scarpe, visitando alberi fieri e tristi, ascoltando microcosmi selvatici raccontare di un altro mondo possibile, di una vita vivibile, colorata, profumata, ventosa, di aiuole e oasi dove ho perfezionato il desiderio, progettato la fuga negli intervalli del lavoro. Bisogno di terra sotto i piedi, bisogno di alberi, di orizzonte, bisogno di un ambiente in cui identificarmi. Bisogno di silenzio, bisogno di punti cardinali per stabilire la mia posizione in questo pianeta. Cercare un'altra tribù di appartenenza.
E queste sono le parole di Manu, tratte dall'ultimo capitolo di Scappo dalla città di Grazia Cacciola. Veramente bellissime. Io ho letto e riletto questa intervista, che non è tutta, è più lunga, e ovviamente non vi posso leggere tutto il libro perché per ovvi motivi ci sono i diritti d'autore, però nella edizione nuova, se vi interessa, ci saranno, credo, anche altre interviste ad altre persone. Bene, e con le bellissime parole di Manu, che veramente parlano al cuore di chi come noi è un po' selvatico, quindi sono sicura che molte di voi le sentiranno profondamente come le ho sentite io. Vi saluto e se siete interessati a conoscere Grazia Cacciola, il suo blog, i suoi scritti, vi lascio sotto il link per il blog Erba Viola, in cui potete trovare tutte le informazioni anche sui suoi libri, sulle ricette, sull'autoproduzione, insomma su tutto il suo mondo. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!